Pronto? Pronto? Sì? Sì, salve signora, chiamo dal pronto soccorso. Che è successo? Stia calma, si segga un attimo. Che è successo? Qualcosa? Pronto? Pronto? Sì, si segga un attimo. Allora, non è successo niente di grave, ok? Stia calma. Dica. Niente. Mi dica, sto sentendo, mi dica. Ah, scusi, allora, ci ha chiamato suo figlio. Mi dica, che è successo? Che volevo avvisarla che suo figlio si è tagliato i capelli. Ma lei è proprio uno stronzo, lo sa? Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno confessava i peccatori. Questi che vi ho detto sono tutti i miei peccati di questa settimana. Dire 8 Ave Nostro, 4 Padre Maria, fai un'offerta alla Chiesa e i tuoi peccati sono cancellati. Grazie Padre. Prossimo. Salve padre, ieri sono stato in un luogo di perdizione, pieno di donne svestite. Quali peccati hai confessato? Quali peccati hai confessato? Quali peccati hai confessato? Maledetto registratore, si è spento. Mi dica, buon uomo, ecco, com'è stato questo... Padre, veramente, non vorrei scendere troppo nei particolari, capisci? Scendi, scendi! Com'erano queste donne? E soprattutto, dove si trova questo luogo? Dimmelo, dimmelo, mi serve per confessarti meglio. Allora, padre, le donne erano belle, belle, belle assai. E il luogo si trovava appena sotto sud Milano. Si paga tanto? Effettivamente, per la serata di ieri ho speso 5.000 euro, ma non dica a mia moglie. Puttane mamme, 5.000 euro, questo sì che è un grave peccato. Io non posso permettermi di andare lì a ammondare le anime di queste signorine, purtroppo. Padre, ma infatti io faccio il giardiniere e ieri ho ricevuto 5.000 euro per un appalto e subito mi sono spesi i soldi per i festeggiamenti. No, che lavoro si tratta, eh? Io potrei darti una mano in modo che ti aiuto in questa conversione. Padre, io faccio il giardiniere, come ho detto, e ho degli ottimi appalti. E certo che una mano mi fa sempre comoda a me. Bene, bene, allora domani vengo e ne parliamo meglio. Ma no. Però voglio essere pagato in contanti, non fattura, no. Tutto in negro. Nero? Negro. E come gli umili uomini di chiesa, l'amato padre si preparò a lavorare in una gelida mattinata d'inverno. Che sia ben chiaro, io non voglio muovere un solo muscolo oggi. Farai tutto il lavoro tu, insulso vermo. Ma padre mio, ma non so come votare gli alberi. Votare? E che cazzo io ne so? Vorrà dire rendere potabile gli alberi, ma magari credo, poi no. Si bevono, no? Dai, fai vedere che lavori, spazza tutte le foglie per terra. Ma perché dobbiamo fare questo lavoro? Perché almeno posso poi andare a migliorare le fedi delle persone, portando santità a destra e a Cristo. No. Poi padre Maronna, che piacere vederla. Canto, sono proprio contento che ci è venuto a trovare. Vi metto subito all'opera. Sono molto ben motivato, eh. Ah, grazie, ottimo, ottimo. Tra l'altro ho altri 30 lavori per questo parco. Se voi fate il vostro lavoro, vi darò una paga a un bijou. Tane mamme. I due uomini di amore lavorarono per tutto il giorno, fino alle prime buie del tramonto. Bene, direi che per oggi abbiamo lavorato abbastanza, mi sono pure rotti il carico. Ma padre, è stato tutto il tempo a fumare sigari e a calciare le foglie che ammucchiavo. Zitto, merdoschi! Stavo lavorando con la mente. Hai idea di quanto sia difficile supervisionare? Anzi, la tua paga la prenderò io perché... Ma santo padre! Taci, cane mammet! Scusi, padre mio! Maronna di Cristo della Madonna! Padre Maron! Vedo che avete lavorato duramente, bravo, bravo! Paga subito però, non assegni, ricordi solo...
con tanti soldi. Non vi sfugge niente a voi, vedo che va dritto dritto. In culo. Ecco a voi. 50 euro. Ma mi sta prendendo per il lano? Dove sono le migliaia di euro di cui poc'anzi? Ma padre, io ho tantissimi lavoratori e i soldi vanno spartiti equamente tra tutti. Ma che cazzo è? Abbiamo trasmesso i soldi contanti. Ma no!